Salve a tutti e benvenuti su OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Bentornati, so che non pubblico un video da un po' di mesi, ma ho avuto un sacco di insomma imprevisti che non mi hanno permesso di pubblicare, più che altro registrare, insomma, ma sono tornato con un argomento bomba che è il visual training. Quindi oggi vediamo cos'è un po' il visual training. A proposito, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Abbiamo superato da poco i 500 iscritti e ci sarà uno special per questo mini traguardo di cui sono davvero molto 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 contento. E mi raccomando, lasciate tanti like e commentate il video. Sì, un like anche per il green screen molto amatoriale che mi sono fatto, diciamo un po' per isolare lo spazio di registrazione e non immergervi nella mia cameretta a volte un po' disordinata, insomma. Sostanzialmente il visual training è un insieme di attività che tecnicamente definiamo procedure, le quali vanno a migliorare l'efficienza del sistema visivo andando a migliorare la gestione e l'elaborazione delle informazioni che arrivano attraverso la visione e attraverso altri sistemi informativi, ovvero gli altri sensi che possono essere il tatto, l'udito e che vengono integrate poi con le informazioni visive. La possibilità di migliorare la gestione e l'elaborazione di queste informazioni permette all'individuo di essere più efficiente nell'interazione col mondo esterno, quindi migliora la sua possibilità e la sua capacità di agire nel mondo esterno grazie a un miglioramento delle reti neuronali. Il training, come ben si sa, nasce negli anni 20 più o meno negli USA, dove nasce il concetto di visual skills, ovvero di abilità visive. Quindi si pensa che la visione sia composta da una serie di abilità, quindi abilità visive, che come tutte le abilità possono essere migliorabili e quindi possiamo migliorare la visione. La visione non è statica, non esiste nulla di statico nella visione, come in tutto il nostro organismo del resto, quindi si può migliorare la visione e lo possiamo fare proprio attraverso il visual training. Il visual training viene prescritto nel momento in cui, dopo una determinata analisi visiva, l'optometrista attesta che non ci possono essere miglioramenti attraverso l'uso soltanto di lenti e o prismi, ma si deve intervenire con la terapia visiva e quindi attraverso il visual training. Del resto tutti possono migliorare la propria visione attraverso il visual training e quindi tutti ne potrebbero beneficiare. Sì, ma perché funziona il visual training? Fondamentalmente il visual training si basa sull'apprendimento percettivo, ovvero apprendere come migliorare la propria percezione e in particolar modo, siccome siamo nel campo delle scienze visive, la propria visione. Le varie procedure che si seguono durante le sessioni di training possono sembrare dei giochini molto semplici, facili, elementari, ma in realtà contengono delle difficoltà intrinseche le quali, se superate dall'utente, permettono di raggiungere l'apprendimento percettivo, quindi di migliorare la propria percezione e quindi anche la propria visione. Importantissimo è il ruolo dell'optometrista nel training visivo. Infatti egli, attraverso una specifica analisi visiva, rileva quali sono le abilità visive da migliorare e stabilisce le procedure da utilizzare per migliorare quelle funzioni visive. Parte delle sessioni di training si svolgeranno nello studio dell'optometrista, dove egli verificherà gli eventuali miglioramenti e imposterà le sessioni di training future a livello, parlo proprio di procedure, e parte delle sessioni si svolgono a casa dell'utente, dove l'utente ha dei compiti che gli vengono assegnati dall'optometrista che deve svolgere durante il corso della settimana, quindi dovrà fare degli esercizi durante il corso della settimana. Perché occorre lavorare anche a casa? Perché serve costanza. Ogni volta che si vuole migliorare in qualsiasi ambito occorre costanza. Infatti nel training mediamente si lavora dai 4 ai 6 giorni alla settimana.
uno nello studio dell'optometrista e il resto poi a casa. Il ruolo dell'optometrista, stavamo dicendo, che è molto importante, ma non soltanto per programmare le varie procedure. Egli ha anche una funzione da un punto di vista empatico, infatti deve cogliere immediatamente il disagio che un certo deficit visivo provoca ad un determinato utente, per poter capire anche come risolverlo. Poi deve motivare tantissimo l'utente, deve, diciamo, fungere quasi da coach per quell'utente, come se fosse l'allenatore di una squadra, perché la motivazione è importantissima. Se inizialmente abbiamo un utente che è poco motivato, dobbiamo motivarlo e fargli comprendere che grazie al training migliorerà la sua visione e migliorerà la sua efficienza nelle varie attività quotidiane. Quindi l'utente dovrà avere molto chiari i benefici che trarrà dalle varie sessioni di training. Il training visivo non si basa su delle favole, ma si basa su un metodo scientifico e scientificamente provato, riprovato, testato e ritestato. Ci sono studi vecchi 70 anni che ne dimostrano l'attendibilità e la validità. Inoltre si fonda su conoscenze neuroscientifiche e non sulle prime nozioni che si trovano sui fumetti, al contrario invece di altri metodi che non sono scientificamente provati e quindi non sono in grado di garantire determinati risultati. Infatti la scientificità deve garantire, o meglio possiamo dire che è una piccola garanzia sul risultato. Infatti se un metodo è scientifico deve garantire il risultato. Quando un metodo non è scientifico, come metodi di rieducazione alternativi, non può garantire un risultato. Quindi per questo diversi professionisti non propongono metodi di rieducazione visiva alternativi, proprio perché non c'è la sicurezza di un risultato. E mettetevi nei panni dei professionisti della visione. Se voi foste un professionista della visione e aveste un utente che viene a chiedere il vostro aiuto, non potete offrirgli qualcosa che non garantirà il risultato. No, voi avete il dovere di fornirgli un qualcosa che gli garantirà un risultato. Il visual training ha diverse aree di applicazione, dai disturbi binoculari a quelli oculomotori, alle applicazioni nello sport, quindi lo sport vision ed altri ancora, tutti molto molto interessanti e davvero importantissimi. Infatti se siete interessati al training, ve lo raccomando, rivolgetevi ad un optometrista qualificato e capace e non al primo blog che trovate, insomma, sulla rete, perché con la visione non si scherza. Bene, siamo giunti al termine di questo video interessantissimo. Se avete delle domande scrivetemi nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style. Take me down to America.